Il consigliere comunale di Caltanissetta della Lega, Oscar Aiello, coordinatore provinciale della Lega a Caltanissetta, sta sul territorio. E come lo fa? Alla vecchia maniera, con un gazebo montato, sente la gente, sente le istanze, sente i malumori per poi portarli in consiglio comunale a Caltanissetta. La gente che problematiche ti espone? Guardi, siamo stati proprio qui per ascoltare, incontrare la gente, per accogliere segnalazioni di problemi vari della città di Caltanissetta, quindi io qui nelle qualità di consigliere comunale soprattutto, e poi anche critiche, perché no, quando sono costruttive servono anche per crescere, per evitare altri errori, poi proposte e idee da portare in consiglio comunale. Varie le segnalazioni, la città la conosciamo. Abbiamo già preso degli appunti e poi alcune di questi diventeranno delle interrogazioni. La gente si è anche lamentata il discorso della riapertura delle scuole, diciamo, l'aumento dei contagi in sostanza, e varie problematiche che poi man mano affronteremo in consiglio comunale. Questo modo di fare politica alla vecchia maniera, un modo che utilizza la Lega perché la Lega sente proprio la gente, è importante perché oggi la politica sta nei palazzi. Esatto, per noi la politica si fa sia nei palazzi, dove poi si vanno a formalizzare le decisioni, ma soprattutto per strada, dove noi ascoltiamo la gente, raccogliamo segnalazioni come ho detto poco fa, e abbattiamo la distanza tra la politica e il cittadino e ci mettiamo a disposizione dei nisseni in questo caso, ma è la caratteristica appunto della Lega, quella di vivere il territorio, di ascoltare le esigenze e poi una volta che sappiamo appunto di cosa ha bisogno la gente cerchiamo di dare delle risposte nel concreto. Ma principalmente per Caltanissetta quali sono le lamentele? Allora, si parte dalle cose che possono sembrare più banali, come le erbacce davanti casa. Poco fa un cittadino ci portava a conoscenza di una scalinata che già avevamo noi affrontato in consiglio comunale durante un question time, la scalinata Guarino. Un'altra signora ha lamentato un'altra problematica nella scalinata Silvio Pellico, proprio per dire le cose che potrebbero sembrare più banali, ma se già uno non riesce a risolvere i problemi semplici, immaginiamoci quelli un po' più difficili. Quindi si lamentano delle erbacce, si lamentano anche della manutenzione delle strade, di cos'altro? Esatto, del traffico cittadino, delle buche che non vengono sistemate, qualcuno si è lamentato pure dei ritardi della pubblica amministrazione nel pagamento delle fatture ai fornitori. Questo è un altro problema che tra l'altro abbiamo già affrontato in settima commissione, che affronteremo nuovamente. Il comune paga in ritardo e non è giusto. Quindi è importante comunque continuare così per portare in consiglio comunale quello che realmente la gente chiede. Sì, dare voce al cittadino, mettersi a disposizione. La politica deve stare a servizio del cittadino e deve farlo quotidianamente, non soltanto in occasione delle campagne elettorali. Noi non abbiamo nessuna campagna elettorale in previsione, è giusto stare sul territorio sempre e non poi svegliarsi come fanno in molti soltanto mesi prima delle campagne elettorali e poi dimenticarsi dei problemi quotidiani del cittadino. Noi siamo a servizio del cittadino, dipendiamo dal cittadino ed è giusto dare conto a chi, non solo a chi ci ha dato il voto ma anche a chi non ce l'ha dato, perché una volta che uno viene eletto è poi a servizio di tutti.